basket piange Andrea Scerrini, il giovane papà stroncato da un malore al termine di una partita con il Marotta Basket. Maxi schermi e grande commozione per il saluto al nuovo vescovo Sandro Salvucci, da ieri alla guida dell'arcidiocesi di Pesaro come successore di Monsignor Piero Coccia. Anche l'Hauser a sostegno dell'Ucraina, al via una raccolta di beni di prima necessità nella sede di San Lazzaro a Fano, il 12 maggio in viaggio in Romania. Avvocati in campo per offrire una tutela legale ai senza tetto, la Caritas offre una sede all'associazione che conta più di 1000 volontari in tutta Italia. Un 110 lode che vale doppio, la storia di Elena e Sofia, laureati insieme all'Università di Urbino Carlo Bozzi. Tra poco, dopo il telegiornale, torna Primo Cittadino, ospite in diretta sindaco di Fano Massimo Seri. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai nostri titoli, il mondo marchigiano della pallacanestro è in lutto per la morte improvvisa di Andrea Scerrini, 40 anni, giocatore e allenatore, stroncato da un malore dopo una partita di promozione con il Marotta Basket. Andrea lascia la moglie Ilaria e due bambine, decine in queste ore, i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, come quelli della FIP Marche. Il presidente del comitato regionale, Davide Paolini, ha disposto che nelle gare, che si giocheranno fino al prossimo fine settimana, venga osservato un minuto di silenzio su tutti i campi in memoria del quarantenne. Toccanti anche le parole del suocero: sei stato un marito amorevole, un uomo buono, un padre invidiabile, rispettoso e degno di essere per me un altro figlio, ha scritto Stefano Seri. Ti ho sempre stimato e amato come le tue figlie, ha proseguito in un post pubblicato su Facebook. Lasci un vuoto incolmabile in tutti noi, che tu possa vincere dove sei ora tutti i campionati di basket. Noi da giù ti applaudiremo con tutta la nostra forza e coraggio. Ora saranno i risultati dell'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Un'altra tragedia si è consumata in via Filangeri a Pesaro, dove ieri mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di Davide Codecasa, pizzaiolo di 32 anni. L'uomo è precipitato dal terrazzo di un appartamento della nonna, situato al quinto piano. Sul caso indagano i carabinieri, ma l'ipotesi seguita dagli inquirenti è quella del suicidio. Sarebbe successo dopo la mezzanotte. Poco prima del fatto, il 32enne aveva avuto un incidente con la sua auto, con la quale aveva abbattuto un segnale stradale. A Macerata invece una quarantenne di origine indiana è in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio. La donna ieri pomeriggio si è chiusa in camera con la figlioletta di 4 anni e l'avrebbe gettata da una finestra al terzo piano di uno stabile di via Foscolo. La misura è scattata dopo le indagini eseguite dalla polizia e in base ad alcune testimonianze. La quarantenne, che poi ha tentato suicidio, secondo gli inquirenti avrebbe agito per il timore del tutto immaginario e infondato che il papà della bimba si recasse in India con la figlia ora ricoverata ad Ancona. Il quadro clinico è articolato, con contusioni polmonari bilaterali, alcune fratture e ferite al collo. La prognosi resta riservata e la bimba non è fuori pericolo, anche se i medici fanno trapelare un relativo ottimismo. La madre invece è piantonata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Macerata a disposizione della procura. Cambiamo argomento. Don Sandro Salvucci è il nuovo arcivescovo di Pesaro. Dopo l'ordinazione episcopale avvenuta ieri in Duomo, il corteo si è spostato in Piazza del Popolo per un saluto emozionante alla città. Dopo 18 anni, Pesaro ha accolto un nuovo vescovo, Monsignor Sandro Salvucci, 57 anni, nato a Macerata, parroco dell'unità pastorale di Monte Granaro, in provincia di Fermo. Da ieri per lui si è aperto un nuovo capitolo alla guida dell'arcidiocesi, una grande famiglia che lo ha accolto festosa e commossa. Migliaia di fedeli, infatti, hanno assistito alla cerimonia dell'ordinazione episcopale con l'imposizione delle mani da parte di signor Piero Coccia come passaggio del testimone spirituale. Contestualmente ha avuto inizio il ministero pastorale. Prima
Prima della benedizione Monsignor Salvucci ha preso parola. Non ho preparato nessun discorso scritto, ha detto, perché ho fatto il parroco fino all'ultimo minuto e quel poco tempo che avevo a disposizione l'ho voluto usare per fare qualche telefonata e andare a trovare le persone malate. Il Signore mi chiama a vivere in mezzo a voi, ha proseguito. Lascio una porzione di popolo di Dio per continuare la mia missione di pastore. È una giornata speciale. Sono qui per condividere con voi la passione per il Vangelo, l'amore per la Chiesa, l'amore per la comunità, la passione per l'uomo. Quindi io chiedo al Signore di donarmi l'audacia, il coraggio di annunciare il Vangelo e ora in mezzo a voi, Chiesa di Pesaro, che sento già casa mia, non me ne abbiano i Montegranaresi, i Fermani, ma ora per me la mia casa, la mia famiglia siete voi. Commosso dopo l'applauso, Monsignor Salvucci ha parlato di progetti e dei suoi auspici. Per me l'immagine più emblematica di quello che abbiamo vissuto qui questa sera è quel Vangelo aperto sopra la mia testa. Ecco, io chiedo al Signore per me e per tutto il popolo di Dio pesarese di poter vivere il Vangelo dalla testa ai piedi. Questo è l'augurio che faccio. Sono seguiti i ringraziamenti a tutti presenti, al popolo di Dio, dai vescovi alle persone più deboli, fino a chi ha dubbi di fede. Poi un saluto ai fratelli della Chiesa Ortodossa e alla comunità islamica di Montegranaro. Di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Al termine della cerimonia il neoarcivescovo è uscito dal Duomo alla testa di un corteo che si è diretto verso Piazza del Popolo, ad attenderlo anche tanti altri fedeli che hanno seguito il rito sui maxischermi allestiti sul Sagrato e alla Madonna delle Grazie. È riuscito subito a trasmettere grande speranza, ha commentato il sindaco Matteo Ricci. La nostra è una comunità forte, testarda, che non molla mai, ma anche tanti problemi a causa dei nuovi disagi, soprattutto giovanili, e dell'incertezza socio-economica che stiamo vivendo. Davanti a noi c'è tanta speranza, ha aggiunto il primo cittadino, ma anche tanto lavoro da fare. Non vediamo l'ora di iniziare questo cammino con Monsignor Salvucci. Siamo sicuri che terrà per mano l'intera città. Sono felicissimo. L'ho detto già, mi ripeto, mi sento già pesarese. Dovrò affinare un po' l'accento, però insomma, piano piano apprenderò anche quello. No, davvero non vedo l'ora di entrare in contatto e conoscere realtà, persone, soprattutto persone, storie, la vita di questa terra. E cammineremo insieme, io cercherò di fare la mia parte. La vera cultura è una cultura che promuove l'uomo, e ciò che promuove l'uomo, che lo fa crescere, è la pace. E quindi è la fraternità, è la diversità, la cultura è anche questa, la diversità che diventa ricchezza a favore dell'uomo, di ogni uomo, come ho detto, a partire da quello più debole. Quindi grazie, spero che possiamo vivere così anche l'anno della capitale. Ancora cronaca, una donna di 61 anni è stata trovata morta nel letto della sua abitazione in Viale Trento a Pesaro. A dare l'allarme a alcuni vicini di casa preoccupati per la signora che non vedevano da diverso tempo. Il decesso, secondo i primi accertamenti, potrebbe risalire a circa un mese fa. Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Continuano le iniziative di solidarietà a favore del popolo ucraino. A scendere in campo anche l'Hauser di Fanno. Allora sentiamo tutti i particolari nel servizio di Filippo Pucci. L'associazione di volontariato Hauser di Fano insieme all'Anteas di Falconara partiranno il 12 maggio per raggiungere la zona nord della Romania a 50 km dal confine con l'Ucraina per portare dei viveri e medicinali a favore della popolazione coinvolta nella guerra. Per questo l'Hauser invita i cittadini a fare la propria parte portando beni di prima necessità nella loro sede di San Lazzaro di Fano a fianco della Sala Cubo. Dobbiamo cercare di raccogliere un po' di viveri, soprattutto viveri a lunga conservazione dove ci sono delle persone che noi conosciamo e che ci danno una mano per organizzare questo viaggio. Adesso chiediamo ai cittadini di Fano se ci danno una mano per la raccolta di 2-3 quintali al massimo di,
di viveri a lunga conservazione, quello che ci serve. E avremmo bisogno della raccolta di un po' di denaro, perché questa spedizione abbiamo fatto un calcolo che ci verrà a costare circa 2.000 euro. Inoltre questo viaggio permetterà di ospitare 7 profughi in Italia che saranno trasferiti nei vari punti di accoglienza della prefettura di Pesaro e Urbino. La partenza è prevista per il 12 maggio e il ritorno o il 15 o il 16 di maggio. Quindi il viaggio durerà 4-5 giorni. Spero che i cittadini di Fano ci diano una mano, che ci sia una buona partecipazione, e noi siamo contenti di fare questo, perché purtroppo in questo periodo di guerra è necessario aiutare chi ha bisogno. Aiuti concreti anche ai senza tetto. A Fano un gruppo di avvocati si è messo a disposizione per fornire assistenza legale e gratuita alle persone senza fissa dimora. Tutelare i diritti dei deboli alla fine significa difendere i diritti di tutti quanti noi. È dedicato proprio a chi è in difficoltà e nello specifico a chi non ha un'abitazione. L'apertura di uno sportello territoriale denominato Avvocato di Strada, che vede coinvolti come volontari alcuni avvocati fanesi che mettono le proprie competenze al servizio degli invisibili. Nel 2021, come riportato da Don Michele Giardini, nel centro di ascolto della Caritas diocesana di Fano sono state aiutate 656 persone. Di queste 46 erano senza fissa dimora o in situazione abitativa precaria. Quasi la metà, il 42%, sono italiani. Per quanto riguarda l'età, invece, in 13 hanno tra i 19 e i 24 anni, mentre 10 persone sono over 65. Dopo l'esperienza bolognese abbiamo pensato di replicare l'esperienza di Avvocato di Strada in altre città italiane, dove c'è necessità, cioè dove ci sono persone senza dimora. E così abbiamo iniziato a contattare avvocati e associazioni di volontariato per aprire nuovi sportelli. Anche a Fano è successa la stessa cosa, con una particolarità: anziché contattare noi, le associazioni locali e gli avvocati, è stato un avvocato di Fano, l'avvocato Marco Notarangelo, che ci ha contattato dicendo che volevano aprire uno sportello di Avvocato di Strada a Fano, e siamo stati ben lieti di accogliere questi colleghi nella nostra famiglia, nella famiglia di Avvocato di Strada. Infatti Notarangelo e la collega Sofia Vitali, dopo un confronto con la Caritas, si sono resi conto del numero importante di persone che, non avendo una casa, usufruiscono dei dormitori o, nel peggiore dei casi, vivono in strada. Situazioni di povertà e di disuguaglianze che hanno spinto gli avvocati a battersi per una società più giusta. In totale, oggi l'organizzazione è presente in 58 città italiane e conta oltre 1.000 volontari. Ci sono attualmente persone nel 2022 che non possono usufruire comunque del gratuito patrocinio, perché ad esempio non hanno la residenza, non hanno i documenti che gli consente di accedere al servizio. Allora esiste il diritto alla salute, che è un diritto imprescindibile, non rinunciabile, e che è essenziale che sia garantito in ogni città. Esiste anche il diritto all'esercizio dei diritti che spettano, e diciamo di cui sono per definizione garanti gli avvocati. Quindi ci sembrava, a noi che ci siamo accorti di questo bacino d'utenza, un'iniziativa imprescindibile che abbiamo colto al volo, ed eccoci qua oggi. L'avvocato poi ha invitato anche gli altri colleghi di Fano che volessero partecipare alle attività di volontariato a contattarli. Lo sportello si terrà settimanalmente nella giornata del mercoledì dalle 17 alle 19 presso la sede centrale della Caritas di Fano, quindi in via Rinalducci 11. Possono accedere, chiaramente il minorenne verrà accompagnato dal genitore, possono accedere tutte le persone, non è necessario fissare un preventivo appuntamento, quindi la persona semplicemente dovrà recarsi presso lo sportello nel giorno e nell'orario indicato e richiedere l'assistenza da parte dei volontari che saranno lì presenti. Comunque, per qualsiasi informazione potrà essere contattato il numero del centro di ascolto della Caritas di Fano. Passiamo alle vostre segnalazioni e partiamo dalle foto e dai video che ci sono arrivati da via Rizzoli nel quartiere di Gimarra. Il telespettatore ci riferisce di avere già chiesto al comune di estendere il divieto di sosta fino alla curva, un provvedimento che ancora non è stato adottato, con i conseguenti disagi. Un altro scatto ci arriva da via Giulini, sempre a Fano, per denunciare lo stato di incuria che si presenta ai lati della carreggiata. Spazio teorico, ci hanno scritto, per pedoni, biciclette
passeggini. E il decoro urbano, chiede il reporter di strada. Altre segnalazioni come da voi richiesto le faremo vedere direttamente al sindaco di Fano Massimo Seri, che sta per raggiungere i nostri studi. Adesso invece vi raccontiamo una bella storia. Protagoniste due sorelle gemelle nella vita e nello studio. Infatti si sono laureate nello stesso giorno con 110 lode. Corona d'alloro in testa e pergamena in mano, loro sono Elena e Sofia Bartocetti, due sorelle gemelle 22enni residenti a Fossombrone, che il 26 marzo scorso hanno raggiunto un traguardo importante e di certo indimenticabile, la tanto desiderata laurea in economia e management all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Gioie, rabbia, preoccupazioni e tanto studio, tutto condiviso e affrontato insieme, proprio come il giorno della tesi, nel quale hanno ottenuto anche lo stesso punteggio, 110 lode. Devi partire fuori, sei proprio a portarci. Elena, un giorno doppiamente emozionante che hai condiviso appunto con tua sorella. Sì, certamente il giorno della laurea è già un'emozione esporre la tesi, e comunque un giorno che segna la fine di un percorso lungo, come possiamo dire. E condividerlo con mia sorella è doppiamente emozionante. Avete esposto la tesi in presenza? Sì, per fortuna abbiamo potuto esporre la tesi in presenza, anche se fino all'ultimo siamo stati un po', diciamo, in dubbio con la situazione Covid, che è in continua evoluzione, diciamo, e quindi alla fine abbiamo avuto questa possibilità importante, insomma. Anche in passato avevate condiviso il percorso scolastico? Sì, noi da sempre che abbiamo seguito il percorso scolastico insieme, sin dall'elementare, insomma, fino all'università. Un legame molto forte. Sì, certamente, sì. Sono stati anni difficili, suppongo, visto che sono stati anche legati alla pandemia, esami da casa, lezioni da casa. Sicuramente già il percorso in sé è comunque un percorso impegnativo e in cui bisogna darsi da fare. E la situazione Covid ha un po' complicato il tutto. Cioè, in realtà il primo anno l'abbiamo vissuta ad Urbino perché le lezioni erano ancora in presenza, quindi tutto ciò che riguardava l'università veniva svolto in sede. Invece gli ultimi due anni, in particolar modo il secondo, l'abbiamo vissuto più da casa, quindi lezioni online ma anche esami online, quindi abbiamo avuto anche, cioè, un po' la sfortuna di vivere poco quella che è anche la vita universitaria ad Urbino, ecco. Gli esami li avete sostenuti sempre nello stesso giorno? Sì. Qualcuna è passata, l'altra no? Un esame solo, ecco, per il resto è andata sempre bene. Sì, e poi sempre tutti insieme, studiando insieme anche gli esami, ecco. E quali sono i vostri progetti? Beh, intanto per il momento cercare lavoro, poi io penso di proseguire almeno altri due anni, ecco. Anche tu, Elena? Per il momento diciamo che cerco lavoro, poi diciamo si vedrà in futuro, insomma. E non si sa mai, magari anche un lavoro nella stessa azienda, vi piacerebbe? Ah, potrebbe perché essere, no? Comunque. Avendo fatto tutto insieme sarebbe, ecco. Nonostante il periodo, avete avuto l'occasione di festeggiare questa giornata importante? Sì, prima in famiglia e poi anche lo stesso giorno in presenza abbiamo chiamato parenti e amici, quindi che hanno potuto qualcuno assistere sempre per via del Covid, qualcuno solamente dopo, comunque festeggiarci insieme, ecco. E poi siamo andati solite cene e pranzi di rito, ecco. Allora in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie, crepi il lupo. Stasera, come sempre, ringraziamo i sostenitori di Fano TV, Marco Salustri e Lucia Piaggini. Grazie ai telespettatori. Allora, subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi torniamo in diretta per Primo Cittadino e saremo insieme al sindaco di Fano, Massimo Seri. Vedete in questo cartello i numeri di telefono di riferimento. Dunque, ci ritroviamo qua tra poco.